porta! Chiudete la porta! Ripeti con me, figlio. Mio Dio, ripeto con tutto il cuore dei miei peccati. Mio Dio, ripeto con tutto il cuore dei miei peccati. E li odio e detesto come offesa alla vostra maestà infinita. E li odio e li detesto come offesa alla vostra maestà infinita. Ciao. Che fumo qui dentro, eh? Non ci fare caso, ci si abitua. La legna da bruciare è tutta bagnata. Dovevi sentire quante gliene ha dette Coretti quando mi ha accompagnato qui. E come sta Coretti? Coretti è morto. Come morto? Era venuto a trovarmi. Gli hanno sparato. Così. Ma non avete freddo? C'è troppo fumo qui. Viene in mente una storia che racconta quel toscano là, quello con la mano bruciata. La storia di un bambino che sente per la prima volta parlare della morte e chiede alla madre: mamma, ma come anch'io devo morire? Certo, bambino mio, gli risponde la madre. Presto o tardi tutti dobbiamo morire. Speriamo tardi. Il bambino ci rimane male. Si gratta la testa e poi desolato dice: se lo sapevo non nascevo io. Povero muratorino, ricco di sentimenti ma con la povertà scritta nel cuore sin dall'infanzia. Quando il tempo è cattivo, i muratori non lavorano, però mangiano. Mio padre, come tutti gli altri, si è arrangiato. Quindi ha trovato un lavoro per 2 o 3 giorni, proprio nelle ore di scuola. E se mi può dire cosa avete fatto ieri e oggi? Sì, perché non vorrei che mi rimanessi indietro. Non ti devi preoccupare, tuo padre è in pari col programma. Piuttosto tu devi farlo leggere. Perché vedi, se lui prende passione alla lettura, è fatta. Leggere, leggere, leggere. Ricordati, la lettura è la cosa più importante. Non te lo dimenticare mai. E se tuo padre ha fatto molti progressi, è merito tuo. Sai, dovresti fare il maestro da grande. Io? Sì, non ti piacerebbe? Io non lo so, perché quest'altro anno mi mette a lavorare. Chi nasce povero? Vuoi dire che chi nasce povero è destinato a rimanere povero? Se è per questo, anche se diventi maestro, rimani povero lo stesso. Non dubitare. Aveva nevicato durante la notte. Noi eravamo abituati alla neve e la accoglievamo sempre con grande festa. Per il piccolo calabrese, invece, era una novità emozionante. Nevica, nevica! Di la verità, non l'hai mai vista la neve, eh? Dai, vieni! Su, che la neve non ha mai fatto male a nessuno! Che bella nevicata, ragazzi! Tra un po' ci sarà da fare una di quelle battaglie! Senti, senti com'è buona! Ma cosa fai? Mangi anche la neve? Thank you.
con qualche numero o persona sono verbi difettivi? Arrogare, calere, esimere, ferbere. Mi interroghi sui verbi difettivi? Ma cosa ti importa dei verbi difettivi? Se non prendo oggi la medaglia, non la prendo più. Sono sicuro che mi interroga. L'ha detto al mio papà. Garrone, aiutami tu. Sì. Si chiamano verbi difettivi quelli che hanno soltanto alcuni tempi e mancano in qualche numero o persona. Sono verbi difettivi arrogare, calere, capere, esimere, fervere. Licere. Licere, serpere, solere. Vigere. Digere. Urgere. Urgere, gire, ira, ulire, redire. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. 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 Beh, ma siete in piedi o seduti? Seduti, seduti. Grazie. Grazie. Allora, il vostro maestro è ammalato. Oh no. Ci auguriamo tutti che stia bene al più presto e che possa ritornare al lavoro. Tanto più che anche il maestro Rossi, che di solito fa supplenza nelle classi di voi grandi, sta poco bene. Insomma, un vero disastro. Beh, comunque, ora sono qua io. Che però non sono abituata a fare supplenza dei grandi come voi, eh? Beh, che cosa c'è? Ragazzi, ai vostri posti. Non fatemi arrabbiare. Chi è il capoclasse qui? Chi è il capoclasse? È lui. Sei tu? Si può sapere cosa c'è da ridere? Ma non è lui il capoclasse. Non è il capoclasse? No. Beh, e cosa fa? Se non lo è, vuol dire che lo farà per me oggi. Vieni qui. Da questo momento tu sei il mio capoclasse. Oh, se sei d'accordo, si intende. Come ti chiami? Franti Antonio. Franti? Franti? Chi mi ha parlato di te? Ma cos'è questo chiasso? Silenzio, avete capito? Bravo. L'avevo capito subito che di te potevo fidarmi. Ora, fammi un piacere. In direzione deve essere rimasto il registro del maestro Perboni. Me lo vai a prendere? Lascerò la porta aperta. Se vi sento dopo farete i conti con me. Bravo. È sempre Franti che fa più baccano di tutti. Si direbbe che prenda gusto a disturbare le lezioni. Ha tirato anche un calamaio al maestro. Questo non è vero, non l'ha tirato lui. Sì, però chi l'ha tirato è stato per colpa di Franti. Davvero? A me sembra tanto un bravo ragazzo. Che compiti avevate per oggi? Non avevamo compiti scritti. Oggi doveva esserci l'interrogazione su tutto il programma del trimestre. Estardi voleva prendersi la medaglia. Beh, ragazzi, io non posso interrogare su un programma che non conosco. E tantomeno dare medaglie. E la medaglia gliela diamo noi. Mi dispiace molto per Stardi. Fa vedere, fa vedere. Che cosa c'è? Che cosa succede là? Cos'è quel bigliettino? Posso vedere anch'io? Niente, niente. Ah, ecco Franti. Vieni, vieni qui. Bene, grazie. Ora vai a posto. Ragazzi, ho detto che non me la sento di interrogarvi sul programma del trimestre perché, detto tra noi, ci sono delle materie in cui corro il rischio di fare cattiva figura, quindi... Invece, sapete che cosa mi piacerebbe fare, se siete d'accordo? Mi piacerebbe sentirvi recitare delle poesie. Hm? Che ne dite? Poi le commentiamo insieme. Avanti, chi vuole venire per primo? Io. No, io. No, basta. C'è tempo per tutti. Io. Sì, sì. Do la precedenza al mio capoclasse. Vieni qui. Allora, devi scegliere tra le poesie che conosci a memoria quella che ti piace di più. E dopo ci spieghi perché ti piace. Va bene? Coraggio, girati verso i compagni. Su. Non ne sa neanche una. Io ne so una bellissima. Io. Silenzio. Cosa c'è?
Non te ne viene in mente nessuno? Quella di Venezia. Come? Quella di Venezia. Quale? Quella della bandiera bianca. Certo, come no, la ricordo benissimo, piace molto anche a me. Ragazzi, adesso il vostro compagno vi declamerà le ultime ore di Venezia. Avanti, girati verso il compagno. È fosco l'aereo. Mi vergogno. Allora. Su. Su. Non so se me la ricordo tutta. Non ti preoccupare, se ti fermi ci sono io. Vai. È fosco l'aere. È fosco l'aere. Il cielo è bruno, è muto. Ed io sul tacito verrò seduto. In solitaria malinconia ti guarda il lacrimo Venezia mia. Fra i rotti nugoli dell'occidente il raggio perdesi del sol morente. È mesto sibila della laguna, nell'aria bruna, l'ultimo gemito della laguna. Passa una gondola della città. Ehi, della gondola, qual novità? Il morbo in furia, il panici manca, sul ponte sventola bandiera bianca. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. 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 Ragazzi, adesso facciamo silenzio, se no ci cacciano dalla scuola, eh. Franti, torna al tuo posto. Oh, adesso siamo seri e facciamo un esercizio di calcolo. Uno, due, tre, quattro, cibù, sei, sette, otto, nove, boom, undici, dodici, tredici, 14. Boom. 16. 17. 18. 19. Chi io? Tu sì. 20. No, ho sbagliato. Fuori. Ti castigo. 21. 22. 23. 24. Avanti. Avanti. Arrivo. Vengo, vengo. Un momento. Chi è? Buongiorno, sento, signor maestro. Ciao, vieni, chiudiamo che fa freddo. Che carino che sei. Sei venuto a trovare il tuo maestro. Che bravo. Mettiti là, togli quella roba. Allora, bravo, mettila lì, lì. Raccontami. Volevamo venire tutti, ma poi abbiamo pensato che eravamo troppi, così siamo venuti in due. E l'altro dov'è? Fuori dalla porta. Beh, ma fallo entrare, no? Vai. Vieni, Coretti. Beh, siete in tre. Sì, ma lui non doveva venire. No, anzi. Siediti, siediti. Anche tu, mettiti là sulla sedia. Ecco, bravo. Signor maestro, dato che lei è ammalato, le abbiamo portato dei confetti. Grazie. Sono buoni. Lo so, i confetti sono molto buoni.
Purtroppo farò male ai denti. Ne volete un po'? No. No, grazie. A me. Lascia stare, sono per lui. Noi li abbiamo già assaggiati. Ma se ne vuole uno, prendilo. Grazie. E tu ne vuoi? Grazie. E anche tu. Sì, grazie. Te lo do io, eh? Ecco. Allora, come va la scuola? Chi vi dà lezione? La maestrina della penna rossa. Sì, proprio lei. Bene, bene. E come si comporta? Ha nominato Franti capoclasse. È vero? Sì, proprio Franti. Franti capoclasse. E lui cosa ha fatto? Ha recitato una poesia. È vero. Franti ha recitato una poesia. Sì, una poesia lunga. E poi l'abbiamo commentata. E la maestra la recita anche lei, come a teatro. Sì. E ci fa le scenette per ridere, però piano, se no il bidello sente. Così dice, ci fa ridere da morire. Ah, vi fa ridere? Moltissimo. A me mi fa sempre fare il muso di lepri. E si diverte molto. Insomma, vi piace molto? Sì, molto. Beh, vi capisco. È tanto simpatica. Dice che lo studio deve anche divertire. Sento che mi sta tornando la febbre. Forse è meglio che ce ne andiamo. Sì, sì. No, restate ancora un po'. È venuto ancora quell'uomo che fa il cinematografo? Sì. Sì. Cosa avete visto? La storia di un bambino che viene dalla campagna e cerca di suo padre e va in un ospedale dove spera di trovarlo. E come si chiama? L'infermiere di Tata. Tata vuol dire papà in napoletano. Il film si svolge a Napoli. Era un muratore che era emigrato all'estero. Poi si era ammalato ed era finito in ospedale a Napoli. Arriva infatti la lettera alla famiglia del muratore che annuncia la brutta notizia.
Mascalzoni. Chi è stato deve avere una lezione. Sì, sì. Si sieda qui. Per favore, dell'acqua, deve lavare l'occhio con l'acqua fredda. Un panno con un po' d'acqua, presto. Subito. Ecco l'acqua. Ah, grazie. Ecco, così. Adesso è l'occhio pericoloso. Lei prende questo impacco e se lo tiene sull'occhio. Che delinquenti. Rischia di perdere un occhio. Speriamo di no. Lo tenga lei, per favore. Sì, sì. Io corro a cercare un dottore. Sì, sì, un dottore. Permesso? Già una volta è successa una cosa così e gli hanno fatto un impacco di acqua borica. È la cosa migliore. Largo, non largo, è niente di grave. Fatelo respirare. Non c'è più educazione. Garoffi, vieni. Devo dirti una cosa. Sei stato tu. No. Per favore. Ti ho visto. Non gli state tutti addosso. Va bene, sì. Vieni su, devi dirlo. Ma sei matto. È tuo dovere dirlo. Vieni, ti difendo io. Aspetta. Cosa aspetta? Andiamo. Come si sente? Va meglio. Un po' meglio. Permesso. Permesso. E tu cosa vuoi? Sono stato io. Ah sì? E te ne vanti? Sei un delinquente. Lo sai che potrebbe perdere un occhio? Certo. Ma che cosa ti insegnano a scuola? Cerca almeno di chiedere perdono. Mettiti in ginocchio. L'ho fatta apposta. Tiravamo la neve, ne ho preso una manciata e non mi sono accorto del sasso. Che bella scusa! E il ginocchio, pronta a terra. Basta, vi mettete in 10 contro un ragazzo. Ha avuto il coraggio di presentarsi, non dovete avvilirlo. Già, come? Nonno, che cosa ti hanno fatto? È tutta colpa sua. Niente, niente, nipotino mio. Guarda cosa hai fatto. Giù, in ginocchio. Non l'ho fatta apposta. Non è giusto. Ma certo che non è giusto. Lo sappiamo benissimo che non l'ha fatto apposta. E lui ha fatto molto bene a presentarsi subito, perché un altro poteva essere accusato al posto suo. Bravo. E adesso renditi utile. Corri a cercare una carrozza che accompagniamo il signore in farmacia. Vai. Ti è andata bene, ma non lo meriti. Sbrigati, fa presto. Ecco, guarda, lì c'è una carrozza. Corri, vai. Signora maestra, è un po' malconcio. Grazie, sei molto gentile. Prego. Papà. Ah, Enrico, vieni, vieni, devo parlarti. Ho saputo che oggi davanti alla scuola è stato ferito un uomo, una sassata lo ha colpito all'occhio. Enrico, questo è avvenuto perché vi siete comportati in modo indegno lanciandovi palle di neve. Ma io non c'entro. Come non c'entri? Non c'eri anche tu con loro davanti alla scuola? Sì, ero davanti alla scuola, ma non lanciavo palle di neve. E io dovrei crederti. Non ne sono affatto certo. Sono contento che mio figlio non sia coinvolto nell'incidente e che il colpevole si sia presentato spontaneamente. Come sta? Sto meglio, sto meglio. Vedi, il ragazzo che per errore ha ferito quest'uomo si è comportato a sua volta da uomo. In un caso simile avresti il coraggio di fare il tuo dovere e confessare la tua colpa. Sì. Dammi la tua parola di uomo che lo faresti. Ti do la mia parola d'uomo. Giuramelo. Lo giuro. Vieni avanti. Vieni. Chi è? È un bambino. Avanti. Papà. È Garoffi, quello che l'ha ferito. Su, vai, coraggio. Cos'è? Prendi, è per te.
Cosa ti ha portato, eh? Cosa ti ha portato? Cos'è? Un libro di Franky Bolli. Era meglio se ti dava una scatola di biscotti. Arrivederla, signora. Auguri di una rapida guarigione. Grazie, grazie. Vieni, Enrico, andiamo. Cosa guardi? È il famoso album di Franky Bolli che Garoffi raccoglie da anni. È la cosa più preziosa che ha. Cosa dici? È il famoso album di Franky Bolli che Garoffi raccoglie da anni. Sì, sì. Su, andiamo ora. Mi chino e gli dico, che cos'hai, bimbetto? Non piangere, su. E lui sapete cosa fa? Mi guarda e mi versa tutto il piatto di minestra sulla testa. Sono proprio dei diavoli quei bambini piccoli. Beh, con voi è tutta un'altra cosa, eh. Adesso studiamo, che sennò Perboni si arrabbia, eh. Prendete i quaderni, su. Ah, a proposito, dov'è quel bambino che ha ferito un vecchio a un occhio giorni fa? Lui. Ah, eccolo lì. Vieni. Vieni qui. Ma io sono già stato interrogato ieri. Cosa? Che cosa dici? No, ragazzi, non fate tanto chiasso, su, è peggio che all'asilo. Ecco il tuo album. Questo te lo rimanda il nipote del signor Bassi con tanti ringraziamenti. Hanno molto apprezzato il tuo gesto. Basta quello. Ci troverai una bella serie nuova di francobolli spagnoli. Grazie. Avanti. Beh, cosa fai? Vai a posto. Silenzio. Allora ragazzi, prendete i vostri quaderni e scrivete. Tema per domani. Come sono? Come? Come sono è il tema. Cosa vuol dire? Come sono? Mi dovete descrivere come siete fatti, i vostri gusti, i difetti, i pregi. È un autoritratto. Così, se l'assenza del maestro Perboni si prolunga, vuol dire che vi conoscerò meglio. E cosa scriviamo? Io scrivo, sono rosso di capelli. Adesso prendiamo il libro di lettura e apriamolo a pagina... pagina... Va via, lasciami in pace! Ti proibisco di leggere! Sono timido, non io leggere. Posso dire alle persone... Te lo proibisco! Ridammelo! Sei timido! Lo voglio! È mio! Lo rivoglio, ridammelo! Non leggere! Lasciami. Buonasera. Mi fai male, cretino! Oh, stupida! Lasciami. Sono stupida! Cosa succede? Voglio sapere cosa succede! Mi ha picchiato, mi ha strappato i capelli! E lei mi ha rubato il quaderno! Sono sbalordito, letteralmente sbalordito. Esigo delle spiegazioni. È un buon tema. Conosci te stesso, come dicevano i latini. Fai il tuo tema e poi verrò a leggerla. Sì, papà. Mia madre dice che sono molto timido e per questo non so dire a una persona che mi piace, che le voglio molto bene e che vorrei stare sempre con lei perché mi infonde allegria e gioia di vivere. Oh. Hai finito? Sì, papà. Io sarei il più alto della classe se non ci fosse Garrone, che è molto più alto di me. Studiare mi piace, ma non troppo. Comunque mi applico molto per far piacere a mio padre e a mia madre. Bene. Grazie, papà. Sto facendo precedere.
In piedi. Cosa fai, il capoclasse? Devi imparare a farti ubbidire. Vai a sederti al tuo posto. No, state seduti. Il dottore mi aveva consigliato di rimanere a casa un altro giorno, ma non ce l'ho fatta a rimanere lontano ancora dalla scuola. Preferisco rimandare a domani le interrogazioni sugli argomenti del trimestre. Oggi faremo un compito di matematica in classe. Però prima qui ho i vostri componimenti sulla visita del re. De Rossi, vieni avanti e leggi il tuo che, come al solito, è il migliore. Leggi. Componimento. Il nostro re. Svolgimento. Una cosa gli darei se egli me lo domandasse. Il mio sangue. Perché morire per la patria è il più grande premio che si possa ricevere in vita. Così ha esclamato il padre di un mio compagno, Coretti, dopo che il re gli ha stretto la mano. Aveva gli occhi lucidi il signore. Ah! Franti, perché ridi? Ti ho visto, sei stato tu. Franti! Fuori! Perché? Non sono stato io. Ti ho detto fuori. No. Ho detto fuori! No! Franti, forza, via. Vieni qui. Quando ti dico fuori, ho detto fuori, fuori, fuori! Fuori, fuori! No! Fuori! No, non voglio andare fuori! Fuori! Non scappare, sai, ti ho detto no. Fuori! Vieni no. Via, vieni! Bidello! Bidello! Signor maestro, dica! Porti questo mascalzone dal direttore! Subito, signor maestro, subito! Dopo 30 anni di scuola. Senza aver mai alzato una mano su un alunno. Signor maestro, non si affligga. Noi le vogliamo bene. Grazie. Di qua, di qua, di qua. Avanti, avanti, su. Su, mettetevi in fila. Avanti. Ecco, una fila di qua e una di là. Di là. Così. Ecco, avanti, senza spingere. Senza spingere. Così. Bambini, cammini. I più grandi aiutino i più piccoli. Tutti seduti ai vostri posti, capito? Dov'è? E senza capricci. Ah, brava. Qui. Qui. Oh. Ecco, seduta. Ce l'hai, bavaglina. E tu? Ecco qua. Opla. Bravi. Bravi. No, cos'è questo? Lo dai, va. E tu che ci fai qui? Sono venuta a portarle il tema perché era per lei.
È un pensiero veramente carino. Sì. Grazie. Italia, patria mia, nobile e cara terra, dove mio padre e mia madre nacquero e saranno sepolti, dove io spero di vivere e di morire. Bella Italia, grande e gloriosa da molti secoli, unita e libera da pochi anni, che spargesti tanta luce ed intelletti divini sul mondo. Signor maestro, mi faccio la grazia, faccio riammettere il mio ragazzo a scuola e togliti quel capello. Signor maestro, lei è tanto, tanto buono, signor maestro, troppo prego, buono, signor signora. Maestro, lei ha tutte le ragioni. Sono sicura che mio figlio ha meritato di essere sospeso, sono sicura che ha meritato tutto perché è proprio un cattivo. Ma cercate di capirmi. Non sono qui per accusare nessuno di essere stato cattivo. Sono qui a cercare una grazia, signor maestro. Sono 3 giorni che mio figlio è a casa e fino adesso sono riuscita a tenerlo nascosto, ma non ci riesco più, signor maestro. E se Dio ne guardi, il padre viene a scoprire la cosa, mi ammazza. E ammazza anche lui, signor maestro. Ci ammazza tutti e due, signor maestro. No, non faccia così, la prego, silenzio. Signor direttore, mi faccia la grazia. Signor direttore. La prego, signora, venga, venga. Perboni. Andiamo signor nel mio direttore, ufficio. Per piacere, abbia compassione di me. Per piacere, è il mio figliolo. Io gli voglio bene. Spero di vederlo cambiato prima di morire. Mi ha promesso che sarà buono. Per piacere, me lo riprenda ancora una volta perché non succeda una disgrazia in famiglia. E lei, signor maestro, non lo faccia per così. Pietà di una povera donna. Farò del mio meglio. Perboni! Sì, vengo. Un attimo, signora. Grazie a questo santuomo, mi ha supplicato affinché te li ammettessi, l'ho fatto solo grazie, per tua madre, signor direttore, ha fatto un'opera di carità, vedrà che non avrà da pentirsi, da adesso in poi sarà buono. Grazie, signor maestro. No, prego, non è il caso. Lo vedi come sono buoni? Hanno avuto compassione di tua madre. Adesso, mi raccomando, fai il buono. Abbiate pazienza tutti. Grazie. Ritornate in classe voi. Andiamo. Franti, tu uccidi tua madre. Posso andare? Vai al tuo posto.